Bene, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Cristiano Spadoni, lavoro per Agronotizie, che è una testata che da vent'anni si occupa di agricoltura. Quindi porto quella che è un po' la voce del campo, ma oggi la porto qui per confrontarci con l'intera filiera. Questo è il momento del forum: il forum vuol dire momento di confronto, e per fare questo confronto eh, vogliamo sentire tante voci, tante voci che ci aiutano a, a raccontare quello che stiamo vivendo in questo periodo. Ma non solo, ci aiutano a dare uno sguardo verso il futuro. Oggi abbiamo parlato e avete visto, eh, avete visto innovazioni, avete visto anche approcci all'innovazione, perché l'innovazione non è solo un oggetto, ma eh, consiste in un percorso di persone, di idee, eh, di tutta una serie di elementi che devono essere convogliati per raggiungere l'obiettivo. Sicuramente ci possono essere gli aiuti, i supporti. Oggi quello che vogliamo fare è veramente mettere non attorno a un tavolo, ma eh, su queste poltrone le persone che adesso invito qui sul palco, eh, perché vorremmo cogliere in due momenti, ecco di questo pomeriggio che viviamo assieme, eh, due aspetti fondamentali. Uno, il primo, è quello dell'incertezza in cui viviamo, dovuto al tema della quello che possiamo definire una crisi energetica, il eh, tema degli, dei costi e degli input produttivi. Ma poi vogliamo dare uno sguardo al futuro e alle prospettive, quindi parlando di appunto, innovazione, di sostenibilità. Ma dando un valore, segno concreto, una definizione concreta di quello che è la sostenibilità, perché non è solo una parola, ma è una serie di fatti che le persone che accoglierò qui sul palco eh, sanno raccontare e possono esprimere con voi. Mi piacerebbe che andaste a casa con qualche spunto di riflessione, qualche idea, una, una spinta in più a proseguire in, in questo percorso con. Con speranza, una speranza nella sostenibilità, nell'innovazione e nei valori che oggi in questa giornata sono stati condivisi. Basta alle parole del moderatore, è il momento di accogliere sul palco, in rigoroso ordine alfabetico, e vi pregherei di accogliere tutti i relatori con un applauso, Giorgia Agugiaro. È stato per quattro mandati presidente della sezione a grano tenero di Talmopa, Associazione Industriale Mugnai Pastai, oggi presidente amministratore delegato di Compagnia Generale Molini SRL, con sede a Collecchio società che si occupa della macinazione del grano tenero in quattro stabilimenti a Collecchio, Curtarolo, Magione e Rivolta d'Adda. Eh, grazie dottor Gugiaro. Ci segue sul palco Francesco Divella, socio di Divella SPA. Ha ricoperto e riveste tuttora vari ruoli come componente effettivo della deputazione della borsa merci di Roma, comitato della borsa merci della Camera di Commercio di Bari, ha ricoperto numerosi incarichi in Italmopa e nel distretto pugliese del Grano Duro. È stato nel comitato tecnico del progetto speciale Expo 2015 di Confindustria ed è presidente della commissione cereali e legumi della borsa merci della Camera di Commercio di Bari. Accogliamo ora sul palco Mauro Fanin. Mauro Fanine è fondatore e presidente di Cereal Docs, gruppo industriale italiano con quartiere generale a Camisano Vicentino. Leader nella prima trasformazione agroalimentare, e attivo nella produzione di ingredienti provenienti dal mondo vegetale, in primis semi-oleosi e cereali, destinati ad applicazioni in vari settori, mangimi, food, pharma, cosmetici e tecnici. Il gruppo è attivo dall'83, occupa oggi 260 persone in 7 stabilimenti e sviluppa un fatturato consolidato di circa un miliardo di euro. Accogliamo ora sul palco Emilio Ferrari. Emilio Ferrari ha iniziato la sua carriera come agronomo presso l'headquarter della Pioneer Hybrid Italia. Dall'89 ha iniziato il suo lavoro di compratore di materie prime di origine agricola presso Barilla e dal 2009 è responsabile acquisti di grano duro e semola per il gruppo Barilla. Dal 2017 al 2021 ha ricoperto la carica di presidente European Bureau des Mouliers ed è l'attuale presidente di Italmopa. E infine con questo stesso applauso accogliamo, possiamo dire, la componente agricola di questo tavolo, Alberto Stefanati, ti metto a sedere proprio vicino a me per, per vicinanza anche del settore. Alberto è presidente di OP Grandi Colture Italiane, che è un OP interregionale con 11 cooperative socie, un volume d'affari di 130 milioni di euro, ed è presidente di K-Cologna, che è rappresentativa di 35.000 ettari con un volume d'affari di 70 milioni di euro. Eh, vi porto i saluti di Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, perché per un impedimento personale improvviso non è riuscito a partecipare a questo contesto. Vi porta i suoi saluti, si scusa della sua assenza e continueremo questo forum, gli racconteremo il momento del nostro confronto e chissà, magari nelle prossime settimane lo sentiremo per avere un feedback anche da lui sui temi che abbiamo affrontato. Bene, entriamo dopo le presentazioni proprio nel, nel vivo di questo, nostro, di questo nostro confronto e lo faccio parlando di una parola, la parola incertezza, però la faccio con una, una frase di Giacomo Leopardi che ci dice, il forse è la parola più bella del vocabolario italiano perché apre delle possibilità, non certezze, perché non cerca la fine ma va verso l'infinito. È un tema alto? Beh, è un tema alto, forse sì, però il tema della certezza e incertezza è quello in cui, in cui viviamo adesso. E, e proprio per parlare di, di incertezza questa è sicuramente determinata dal, dai costi degli input. Stiamo vivendo una sfida senza precedenti. Eh, proprio per eh, quello che i processi produttivi delle realtà eh, che abbiamo qui eh, in questo contesto viviamo. Eh, volevo chiedere al dottor Aguggiaro. Secondo lei, quali sono due o tre di quegli elementi più, più critici attuali che stiamo vivendo e eh, come questi trend, costi dell'energia, costi dei fattori produttivi, stanno eh, condizionando le vostre scelte? Beh, non è evidentemente un momento facile per nessuno. E noi, come tutti, abbiamo subito. Eh, questi aumenti eh, si legge sui giornali, la situazione è ben chiara, abbiamo una grossissima difficoltà a riversarli a, a valle, mentre non possiamo fare assolutamente nulla per contenerli a monte. Noi evidentemente acquistiamo i nostri prodotti dalla, dal settore dell'agricoltura che sta a prezzi internazionali e oltre ad aver subito un lungo periodo di ricavi piuttosto bassi perché. Abbiamo il dovere di riconoscerlo, non è disposta in questo momento a fare nessuno sconto, nel momento in cui gode di aumenti che cominciano a rendere l'attività agricola remunerativa. Il problema più grosso è a valle, perché abbiamo letto tutti sui giornali da parte della grande distribuzione delle dichiarazioni che io francamente ho difficoltà ad accettare e anche a interpretarle. Perché è eh, Impensabile eh, che l'industria eh, possa sostenere da sola, l'industria di prima e seconda trasformazione possa sostenere da sola degli oneri a livello di 70, 80, 90, 100% di aumento dei costi. Eh, parliamo di aumenti del costo della materia prima, ma parliamo di aumenti dell'energia elettrica, dei trasporti, dei container, pellati. Questa mattina ci ha, dato, ci ha fatto un quadro abbastanza preciso della della situazione. Eh, Ivano Vacondio non c'è, ma recentemente ha espresso un pensiero eh, molto chiaro che io condivido al 100%. Eh, fare barriera eh, su certi aumenti dei prezzi per riversarli a valle può mettere a rischio alcuni attori della filiera e quindi la filiera nel suo insieme. Su questo bisognerà riflettere. Eh, tutti leggiamo sui giornali che la grande distribuzione si fa paladina di un contenimento dei costi, eh, però vorrei segnalarvi un fatto, la grande distribuzione ha sempre rifiutato qualsiasi confronto con gli altri attori della filiera, fa delle dichiarazioni unilaterali. Ma non è mai disposta al confronto con gli altri attori della filiera. Quindi forse potremmo coinvolgerlo in un futuro in un tavolo come questo. Penso che anche nelle, nelle frasi che ho letto recentemente dal dottor Vaccondio, il fatto di costruire un tavolo di lavoro integrato che arrivi fino a chi ha contatto ecco, col consumatore finale, eh, è un richiamo che ho letto nelle righe più volte. Anzi, vi leggo proprio un, un accenno che faceva poco tempo fa sul, sul Sole 24 Ore, visto che me l'ha richiamato, non essendo presente però mi permetto di portare le sue parole. L'industria alimentare italiana ha fatto moltissimo negli ultimi anni sulla via della sostenibilità. Abbiamo diminuito del 30% in 20 anni i consumi di energia, dimezzato in 30 anni l'utilizzo di acqua e ridotto del 40% in 10 anni l'uso di materiali di imballaggio e aumentato le pratiche di recupero e riciclo protagonisti della transizione energetica ma ci dobbiamo confrontare invece con un, una filiera a valle che non riconosce diciamo, questo sforzo che poi viene a ricadere fino al, al produttore iniziale ecco, fino alla base. Volevo chiedere uno spunto anche al dottor Divella su quello che state vivendo nel, nel vostro settore appunto parliamo in questo caso di, di grano duro e della filiera appunto della pasta. No, innanzitutto volevo fare un uh, complimenti veramente accorati a, ai fratelli Finco per, uh, per quello che stiamo vivendo oggi, per quello che stanno costruendo e per il segnale che stanno dando evidentemente a, a, al Paese, un segnale di un'azienda che, che cresce, che si rilancia nonostante insomma, questi ultimi 15-20 mesi che abbiamo vissuto e che hanno fatto tanti feriti e che purtroppo... Continueranno anche nei prossimi mesi a fare tanti feriti, quindi veramente complimenti vivissimi a, a loro per, per tutto questo che, che stiamo vedendo oggi. Allora, glielo rifacciamo con un altro applauso. Noi, forse per definizione, siamo abituati a vivere nell'incertezza perché io non ricordo momenti in cui abbiamo avuto scenari chiari, <ride> precisi univoci, ricordo le crisi degli anni scorsi, ricordo l'ultima crisi dei prezzi di, di, 12, di 15 anni fa che ha visto impazzire il mercato delle commodities e, e, e non si riusciva a trovare una strada, quindi diciamo che eh, cic cic ciclicamente tornano questi, questi momenti di, di, di tempeste perfette. Così Così è stata definita dall'associazione di categoria, che rappresenta una parte delle aziende che io rappresento oggi, una tempesta perfetta, all'interno della quale tutte le variabili tiriamo contro. Quindi era, era, era impossibile prevederla con tutta la buona volontà. Chi ha iniziato a fare impresa in questi ultimi mesi non poteva prevedere una, una follia del genere. Siamo, ci troviamo veramente da, in, in un mare mosso, in una tempesta, dove personalmente vedo. Le, per venire alla sua domanda, le principali difficoltà provengono, come ha detto da Giorgio, da, da quelle due voci che sono le voci su cui diciamo, in questo momento girano i bilanci delle nostre aziende. Magari un tempo la voce consumi energetici, ma chi se la pensava? Cioè non rappresentava un granché di... di, di oggi ha superato parecchie voci, quindi oggi inizia a essere il, uh, il driver più importante, se un'azienda chiude inutile o chiude in perdita, siamo arrivati a questi livelli. Vediamo che il metano e eh, il gas è aumentato del 400%, il, le materie prime avete sentito da Gugiaro quanto sono aumentate. E c'è poco da fare. Continuando in questa maniera, se le piccole aziende e medie aziende non trovano come prendere ossigeno. <ride> Qui, qui ti troveremo un tappeto di morti, quindi c'è questa contrapposizione forte con la distribuzione in questo momento che è molto fine a se stessa, non porta da nessuna parte, cioè ci viene detto che stiamo approfittando dei momenti, del momento per portarci a momenti ingiustificati e quindi vogliono venire a vedere dove stiamo diciamo, approfittando della situazione per portarci a casa. No, qua si tratta proprio della morte delle aziende che non possono sostenere questo contesto, quindi eh, soprattutto le piccoline, le, le grandi magari hanno un po' le spalle coperte da, da anni in cui hanno messo da parte e sono state in grado di, di crearsi un serbatoio di riserve, ma per tutte le altre o si riesce in qualche maniera a, a, a scaricare all'anello finale del consumatore questa tempesta perfetta fino a quando i mercati non tornano a un equilibrio più o meno sostanziale oppure non lo so non, non lo so veramente vedremo fino ai prossimi, i prossimi eventi del prossimo anno che cosa potrà accadere di, di diverso insomma.